Meeting con l'esperto, e l'esperto è lei, professor Cohen, che parlerà di argomenti che riguardano la pediatria e i bambini, che molto spesso non sono a conoscenza i genitori di questa patologia. Noi oggi parliamo di principi che sono ben determinati dalla fisiologia classica e come si applica alla popolazione dei neonati e dei bambini nella pratica quotidiana. Un altro importante messaggio oggi è quello che vediamo oggigiorno delle malattie dei bambini, dei bimbi, che può causare un tipo di malattia come l'asma, può continuare tutta la vita. E le misure delle elementi fisiologici che facciamo durante la vita non si cambia nella vita e probabilmente diventa delle malattie degli adulti 50-60 anni da adesso, e bisogna capire che quello che facciamo oggi ha un effetto nella vita continua degli adulti. Quindi il messaggio è che la malattia degli adulti, la COPD, la malattia cronica ostruttiva degli adulti, è una malattia che comincia con noi. Che cosa non va in questa malattia? Beh, ci sono dei cambiamenti ostruttivi che non capiamo, che funzionano da asma. Comunque i meccanismi perfetti non li sappiamo. E poi per gestire a questi bambini, quindi bisogna farlo con un successo per ridurre i danni che accadono all'età di infanzia e poi della pediatria. C'è una nuova tecnica, mi riferisco, c'è un know-how all'interno di questo sistema per curare i bambini? Dipende dalla malattia che parliamo. La malattia che ne ho parlato prima è una malattia congenita, la fibrosi cistica, che non c'è un grande numero, però la gestione a questa malattia è cambiata negli ultimi 20 anni in un modo rivoluzionario. Adesso abbiamo veramente una cura che può cambiare la vita di questi pazienti. Naturalmente la malattia non va via, cambia, ma saranno con una vita probabilmente normale, invece di morire all'età di 40 probabilmente saranno 70 anni, e quindi non sappiamo cos'è l'ultimo risultato di quello. La prevenzione è importante? La prevenzione è sempre molto importante, è sempre importante. La prevenzione può cominciare con l'ostetria, e può cominciare con la vaccinazione, e può cominciare con la prevenzione della RSV, che è una malattia virale. E quindi sì, assolutamente.